Buongiorno, questa mattina siamo con la dottoressa Paola Lattuada, direttrice generale dell'Istituto Ortopedico Traumatologico PINI CTO di Milano. Ben trovata e grazie del tempo che ci dedica. Grazie a voi, grazie per avermi contattata, è un piacere poter fare questa intervista. Insomma, una donna a capo di un istituto importante, ecco, qual è il valore aggiunto? Quindi le chiederei per un'azienda sanitaria avere ai vertici una donna e una squadra di donne e appunto in particolar modo le vorrei anche chiedere se in un istituto a carattere ortopedico la differenza di genere può essere a volte anche un ostacolo. Ma sicuramente avere a capo di un'azienda sanitaria una donna vuol dire determinazione, una determinazione che, come tutti i ruoli importanti, che anche in altre amministrazioni, in altre aziende private, le donne devono comunque per riuscire a portare avanti l'interesse comune, devono comunque assicurare una determinazione che magari gli uomini possono sicuramente mettere in campo, ma con meno fatica, meno. E poi sicuramente i valori che sicuramente contraddistinguono anche la popolazione maschile, ma nella scala delle priorità ci sono valori che riguardano la famiglia dei dipendenti, la famiglia degli assistiti, che vengono messe sicuramente al primo posto rispetto ad altre professioni. Se dovesse spiegare ad una bambina come si diventa direttore generale di un'azienda sanitaria pubblica, cosa le direbbe? E soprattutto quello che mi interessa sapere, qual è il percorso formativo ideale per diventare una manager in sanità? Ecco, il percorso formativo nel mio caso, chiaramente parlo del mio caso, è stato quello di scegliere, dopo il percorso universitario, di lavorare per una sala di consulenza, perché nella mia testa potevo avere tutte le possibilità di conoscenza, di approfondimento, visto che potevo vedere un sacco di aziende, un sacco di realtà, e quindi avere uno spettro ampio attraverso il quale poi scegliere qual era l'indirizzo giusto per. Quindi questo è sicuramente un consiglio. Vedo oggi le ragazze, mia figlia si laurea fra 15 giorni, che sono tutte orientate alle sociali consulenze. Questo veramente è un valore aggiunto perché forma delle professionalità che altrimenti se subito inserite magari poi non si riescono a realizzarsi invece con questa ampia conoscenza sicuramente il percorso più consapevole. Con una scelta consapevole di quelli che sono il proprio futuro, la propria. Se posso fare un esempio, mi ricordo di aver conosciuto un grande olimpionico che ci chiese: ma voi perché fate i direttori generali? E noi non ci siamo guardati per caso. No, io ho scelto di essere di vincere le Olimpiadi quando sono nato. Ecco, questa. Chiaramente, in un mondo, però avere determinazione nel confronto, non farsi trascinare da situazioni e da scelte che magari non si condividono. Chiarissimo, Questo quindi determinazione e anche preparazione, naturalmente. sicuramente, il percorso formativo oggi è fondamentale. Nella sua lunga carriera ha mai subito discriminazioni perché è donna? Sicuramente non nel privato, cosa che invece potrebbero. Ho visto centinaia di aziende private, visto che i primi miei 20 anni sono stati in una società di consulenza, nel pubblico qualche volta. Forse perché il privato lavora più per obiettivi specifici, quindi non presta il fianco, soprattutto in periodi di crisi, qual è quello che ormai ci portiamo avanti da tanti anni. Ecco, la sopravvivenza dell'obiettivo, ecco, nel pubblico ogni tanto, non sicuramente in questa azienda, ecco, dove mi trovo benissimo. Ecco, un po', si aggancia a quest'ultima domanda. Quali sono i progetti che voi nel futuro volete applicare proprio per superare questa discriminazione di genere? Sicuramente noi siamo una realtà dove la popolazione femminile, come tutta la sanità, sta sempre più aumentando. Oggi le generazioni di medici sono
sono donne e le generazioni anche di personale infermieristico, spesso e volentieri. Ecco, soprattutto in un ospedale come questo, in cui la forza fisica, lo spostamento dei pazienti, ecco, è importante, quindi un primario investimento è quello di dotazione di strumenti per far sì che non incorriamo poi in malattie professionali generate dal sollevamento di carichi pesanti. Questa è un'attenzione che si deve porre nei confronti di tutta l'umanità, in particolare delle donne, anche perché con l'allungamento della vita utile lavorativa, ecco, ci sono situazioni in cui effettuare questo tipo di attività a un'età sopra i 60 anni non è proprio così facile. Quindi poi si deve cercare di portare queste persone in un ambito ambulatoriale dove lo sforzo fisico sia meno. Quindi, ecco, questo è lasciato un pochino al buon senso. Mi piacerebbe farne un metodo, adesso io sono qui da aprile, quindi un metodo anche di che le risorse umane debbano adottare nella selezione nella gestione del personale. Ecco, e poi ci sono i tavoli gestiti da TS, in modo particolare in ambito sociosanitario, violenza di genere, tutte le tematiche che normalmente vengono condotte. E quindi penso che gli strumenti oggi messi in campo siano veramente molti. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei.